Il coenzima Q10 è un potente antiossidante che si trova in quasi tutte le cellule del corpo. Per questo motivo è chiamato anche ubiquinone. Il suo ruolo principale è quello di convertire il cibo in energia. Esso si trova in particolare nelle membrane cellulari e nei mitocondri, organuli interni alle cellule, di solito a forma di bastoncello, che sono quelle che potremmo definire le centrali energetiche cellulari. Una delle funzioni del coenzima Q10, anzi probabilmente la funzione basilare, è proprio quella di intervenire nelle reazioni chimiche interne a questi organuli, che permettono così di recuperare l'energia contenuta negli alimenti e accumularla in ATP perché sia conservata pronta all'uso. Il coenzima Q10 viene anche chiamata vitamina Q, viene prodotta dall'organismo, ma la sua concentrazione si riduce in modo naturale, purtroppo, ahimè, con l'invecchiamento, oltre che in caso di dieta di cattiva qualità, ovvero e propria malnutrizione, in seguito anche ad alcune terapie farmacologiche, come quelle ad esempio con le statine, che sono un tipo di farmaco che viene somministrato per ridurre il colesterolo, ma anche in presenza di alcune patologie croniche, come malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie neurodegenerative come il Parkinson, il diabete oppure i tumori. Amici, buongiorno e bentornati nel mio canale Monica Mente. Prima di continuare, volevo ricordarvi, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale, di condividere e di mettere anche un like, ma anche di attivare la campanella, in modo così poi da non perdere i prossimi contenuti che io pubblicherò proprio su questo canale. Il Q10 svolge due compiti allo stesso tempo, cioè fornisce energia e protegge le cellule come antiossidante. Inoltre, il Q10 è particolarmente necessario per la produzione di energia cellulare. Come antiossidante, il Q10 invece combatte anche i radicali liberi dentro e fuori le cellule. In poche parole, si tratta di molecole aggressive che si trovano naturalmente nel corpo. In particolare, i raggi UV, lo stress e le tossine ambientali possono aumentare il numero di radicali liberi. Se la concentrazione è troppo alta, i radicali liberi portano allo stress ossidativo. Questo può danneggiare le cellule e promuovere così l'infiammazione, ma anche accelerare l'invecchiamento. Ecco perché il Q10 è così essenziale per mantenerci belli, sani e forti. Amici, però vediamo anche l'invecchiamento e il coenzima Q10, perché a differenza della maggior parte delle vitamine, il nostro corpo può produrre da solo il Q10. In giovane età la pelle ne è sufficientemente fornita, inoltre lo assorbiamo anche attraverso il cibo, come noci, carne, verdure, verdi e oli vegetali, spremuti a freddo, per esempio, che ne sono ricchi proprio di questo coenzima Q10. Ma quando invecchiamo, i livelli di coenzima Q10 naturale nella nostra pelle diminuiscono. Dato che si tratta di un ossidante vitale, cruciale per il processo di produzione di energia, una riduzione del Q10 rende la pelle più soggetta a stress e anche a danni maggiori. Questo la rende più suscettibile e quindi a linee sottili e anche alle prime rughe ed è per questo che molte creme ultimamente di ultima generazione infatti ne sono proprio provviste di questo coenzima Q10. Pertanto il coenzima Q10 oggi viene integrato in molte lozioni e è uno degli ingredienti più importanti nella cura antietà e viene utilizzato per prodotti per il corpo, per sieri e viene anche utilizzato in combinazione con altri antiossidanti come la vitamina C. In conclusione, amici, però, vediamo anche alcune interazioni che possono esserci con l'assunzione di questo coenzima Q10, perché in generale chi sta seguendo, ad esempio, una cura farmacologica, soprattutto se cronica,
e vale a maggior ragione per chi è in condizione di politerapia, cioè che assume molti medicinali, dovrebbe sempre confrontarsi comunque con il medico ed evitare il fai da te prima di assumere qualsiasi anche integratore alimentare a base di vitamina Q10. La loro somministrazione infatti potrebbe interferire in vario modo con le terapie che sono in atto, per esempio potenziandone così degli effetti, con il rischio di aumentare anche eventuali eventi avversi o al contrario rendendoli inefficaci e spingendo a modificare il trattamento. Nello specifico, se si è in trattamento con uno dei qualsiasi dei seguenti farmaci, non si dovrebbe assumere affatto coenzima Q10 senza prima parlarne con il medico, ad esempio chemioterapici oppure antitumorali oppure antipertensivi, anticoagulanti. Amici, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come sempre giù nei commenti. Prima di lasciarvi vi ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale, di condividere e di mettere un like, ma anche di attivare la campanella, in modo così poi da ricevere le notifiche per i video che io comunque pubblico su questo canale, se gli argomenti che tratto sono di vostro interesse. Vi do un abbraccio forte come sempre, ciao e a presto e al prossimo video!